Allora, siamo qui in mezzo al mandala dei rifiuti in Piazza Castello con Alessandro che ha fatto il documentario sul Nepal, Diego che fa il direttore artistico di questa, chiamiamola, installazione e Alessandro. Allora, come funziona? Come si fa? Vedo lattine, vedo tappi, cioè avete calcolato però pezzo per pezzo. Sì, noi siamo partiti dall'idea di utilizzare il simbolo del riciclo come base di partenza per il disegno. Il simbolo del riciclo come sì, disegno? Come base di partenza per questo disegno. Aspetta, parla verso di qua che non ho microfono. Ok. Sì, sì. Abbiamo diviso in tre zone il disegno, in plastica, alluminio e carta, riprendendo anche un po' il simbolo che loro hanno utilizzato per identificare il film. In collaborazione con diverse associazioni, Legambiente, Amiat, Cassa di Rivoli. I pezzi sono stati portati. Cartesio Arcobaleno. I pezzi sono stati portati praticamente contati, come un puzzle, come un mosaico. È come una specie di puzzle. Abbiamo fatto dei calcoli, speriamo di averli fatti giusti. E speriamo anche che spontaneamente della gente ne porti ancora. Noi abbiamo lanciato, diciamo, tracciato in centro, potenzialmente potremmo farlo enorme questo. Ah, perché si potrebbero aggiungere degli spicchi. Volendo, sì, l'idea è appunto di avere un'immagine di base, poi ovviamente se c'è la possibilità è espandibile questa situazione. Il messaggio qual è? E ce ne sono tanti in realtà. Sicuramente quello di sensibilizzare le persone sui rifiuti e che fine fanno i rifiuti, e sicuramente sul riciclaggio, se è possibile, di questi rifiuti, cercando di migliorare il più possibile. Poi effettivamente gestire.